Adesso ricominciamo, aspettiamo che arrivino i ragazzi. Intanto invito il professore Antonio. Allora, il curriculum del professor Gianantonio è molto ricco, ma anche perché ha fatto tante cose. È esperto in nanotecnologie, quindi ci avviciniamo al futuro pian piano, è già presente. E chiedo a lui di raccontare velocemente, perché è stato anche ricercatore del CNR, però adesso lavora per la... Sono d'accordo. Sì, grazie. Tanto che aspettiamo i ragazzi, esatto. Perché questa presentazione in realtà è fondamentalmente per loro, insomma. Ma io ho una laurea in chimica industriale e un dottorato in chimica fisica, però poi finito questo ho trovato subito posto in industria, dove sono rimasto 20 anni. Io ho lavorato per 20 anni in una multinazionale italiana che ha sede a Milano e che è una delle aziende più innovative d'Italia ed è una delle più innovative d'Europa. E in questa azienda io ho fatto il manager, ho fatto il tecnologo per una decina d'anni e poi ho fatto manager di alto livello, cioè ho coordinato tutte le attività di ricerca e sviluppo del gruppo, quindi gestendo un'ottantina di ricercatori, circa 3.500 metri quadri di laboratori attrezzati allo stato dell'arte e disponendo di importanti budget per sostenere le istanze dell'innovazione del gruppo, quindi gestendo budget di oltre 11 milioni di euro all'anno, no? Per diversi anni. Inoltre poi sono stato anche amministratore delegato di uno spin-off, che tra l'altro ha sede dalle vostre parti, perché è uno spin-off del CNR, nell'area della ricerca di Bologna, dove abbiamo cercato di sviluppare dei display flessibili, no, basati su degli oggetti che si chiamano transistor organici elettroluminescenti, su cui non mi soffermo. Ecco, diciamo che dopo questi 20 anni di esperienza, comunque ho fatto tutto quello che penso si possa chiedere di voler fare in un'impresa di questo tipo qua. Io ho 2 figli piccoli, passavo tipo poche ore della settimana a casa, decidevo di cambiare vita, a 50 anni cambio vita. Infatti così ho fatto. Nel 2013 ho accettato questa proposta di un professore dell'Università del Salento, quindi a Lecce, e anche direttore del più grande istituto del CNR che si occupa di nanotecnologie, che ha sede a Lecce, del CNR Nanotech. Lì i laboratori non sono 3.500 metri quadri, ma sono 13.000, i ricercatori non sono 80, ma sono 200, i soldi sono molti, perché la Puglia è ancora una regione della convergenza e quindi intercetta una valanga di denaro dalla Commissione Europea, e quindi questo professore mi ha detto: guarda, qui noi la ricerca la facciamo e la facciamo di qualità, i fondi ci sono e riusciamo a intercettarli, quello che noi non siamo capaci di fare è di valorizzare gli esiti del lavoro di ricerca. Viene a darmi una mano, e questo chiese a me e a Francesco Matteucci. Quindi io lavoro con Francesco Matteucci sostanzialmente da 5 anni, anche e soprattutto nel Salento, quindi non solo su Lecce ma anche su Bari e un poco anche su Taranto, insomma, per cercare di creare del valore da questo lavoro di ricerca che si fa, e si fa anche all'eccellenza, insomma, nel Salento, che è una cosa che poi magari uno non sospetta, perché pensa sempre che il sud d'Italia sia in qualche modo inferiore al nord, cosa che vi assicuro non è. E se metto la prima slide, aspettiamo per i ragazzi. Allora ragazzi, vi accomodate avanti, grazie. Vi racconto di un esperimento, cioè di un modello di alta formazione che potrebbe riguardarvi un po' più in là negli anni, insomma, quindi diciamo che voi avrete già avuto una laurea, soprattutto in discipline scientifiche, o addirittura avrete conseguito un dottorato di ricerca.
questo modello di alta formazione vuole sostanzialmente creare consapevolezza nella testa degli studenti affinché questi provino a esprimersi come imprenditori nel mondo di alta tecnologia in diversi settori. Poi quelli che seguo più da vicino io riguardano la scienza dei materiali, le nanotecnologie, le biotecnologie, però non solo, sono altri. Quindi io vi parlo un po' di questa esperienza. Oggi vi parlo, insomma, a nome per conto di questo distretto che si chiama DITEC, che è un distretto tecnologico della regione Puglia, è uno dei 5-6 distretti che ci sono. Questo si occupa di alte tecnologie ed è un consorzio pubblico-privato. Quindi soci di questo distretto sono l'Università del Salento, quella di Bari, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto di Tecnologia e molte aziende anche grosse, come per esempio la ST Microelectronics, l'Ospedale San Raffaele, Avio, Aero, Linea Aeronautica. Quindi questo è un consorzio pubblico-privato che è stato costituito nella regione per cercare di creare valore sul piano socio-economico nella regione. Qual è il ruolo fondamentalmente del distretto? Il ruolo del distretto è quello di cucire delle relazioni fra le parti, cioè è noto che l'innovazione oggi si riesce a fare solo all'interno di un opportuno ecosistema, cioè di un sistema che è costituito da diversi soggetti, no? Quindi le imprese, le grandi imprese, le piccole e medie imprese, gli spin-off, le start-up, la ricerca pubblica che svolgono anche attività di formazione e di educazione, i soggetti che si occupano di gestire i problemi finanziari, quindi istituti di credito, le banche, i fondi di venture capital e poi l'amministrazione pubblica che è un po' lo stakeholder che sostiene le iniziative anche offrendo dei finanziamenti a fondo perduto. Allora, in seno a un progetto PON che è partito nel 2013, PON02, e in cui noi abbiamo partecipato, abbiamo costituito all'interno di questo distretto un'unità organizzativa denominata Living Lab, che poi piano piano ha preso dei connotati particolari. In particolare oggi il Living Lab si occupa di valorizzazione in diverse forme, in diversi aspetti. Allora, valorizzazione in senso stretto è la cosiddetta exploitation, cioè lo sfruttamento degli esiti del lavoro di ricerca, lo sfruttamento del know-how, delle competenze, delle tecnologie in essere presso i soggetti presenti sul territorio per creare valore. Ecco, uno dei modi che, non dico più semplice, ma uno dei modi più tollerati dei ricercatori per creare valore, ciò che è possibile sostanzialmente creando dei collegamenti quantomeno fra i ricercatori e le imprese. I ricercatori sono i technology providers, sono quelli che sviluppano tecnologia e know-how, mentre invece le imprese sono normalmente quelle che hanno bisogno di know-how e tecnologia per innovare. Però forse sapete che uno dei grandi problemi del paese Italia, non solo del paese Italia ma di tutta l'Europa, che viene chiamato dagli stessi europei lo European paradox, è che i centri di ricerca e le imprese non si parlano, e non si parlano per diversi motivi, ma in particolare perché hanno linguaggi molto diversi. Quindi le imprese sono tutte concentrate sullo sviluppo di prodotto, servire i clienti, stare sul mercato, restare competitivi. I ricercatori sono molto interessati, se non quasi esclusivamente interessati nella maggior parte dei casi, a fare delle pubblicazioni scientifiche, perché le regole di ingaggio dei ricercatori queste sono, cioè il ricercatore viene premiato se pubblica, fa carriera, se pubblica, quindi diventa professore associato, diventa professore ordinario, un ricercatore se ha un curriculum di pubblicazioni di alta levatura e non se stabilisce delle relazioni con le imprese. Quindi questo è uno dei problemi strutturali. Allora, un modo per far parlare i ricercatori con le imprese è costruendo delle public-private partnerships, sostanzialmente dei progetti di innovazione tecnologica che vengono finanziati dall'Europa, dal governo italiano, quindi normalmente dal Ministero della Ricerca e dell'Università piuttosto che dello sviluppo economico, oppure della regione. E questo è uno dei progetti che si è concluso nel novembre dell'anno scorso, nel 2017, che abbiamo coordinato noi al distretto, in cui ha partecipato, come vedete, qualche nome, c'è la Bosch, Terzita Cementi, più colossi nei rispettivi settori, e poi diverse piccole e medie imprese e poi diversi centri di ricerca, come vedete qua. Ecco, questo progetto di ricerca che aveva con lo scopo, naturalmente non entro nel dettaglio, di sviluppare dei materiali nanostrutturati
ad elevata attività fotocatalitica per fare delle vernici per gli edifici, questo è un tema pertinente mi pare per questo istituto, quindi queste sono vernici su cui vernici o in realtà i cementi più che altro ho sviluppato una decina di brevetti e sviluppa prodotti cementizi per fare appunto delle malte piuttosto che degli intonaci ad attività fotocatalitica che consentono di mantenere le facciate pulite perché questi sistemi bruciano diciamo così gli inquinanti presenti nella costiera. Ora, in questi giorni, sta partendo un nuovo progetto che insiste sempre in qualche modo su queste stesse tecnologie, però anziché andare a purificare ecco, l'atmosfera anche e soprattutto da inox, quindi dagli ossidi di azoto, che l'ambizione era quella di sviluppare dei sistemi in grado di abbattere il titolo di ossidi di azoto presenti nell'atmosfera, in questo caso invece questo è un progetto che sta partendo adesso e che è arrivato prima in classifica in regione, e questo invece progetto di sviluppatore di sviluppare dei sistemi di purificazione che lavorano in acqua e in grado di abbattere non soltanto la carica batterica ma anche i cosiddetti contaminanti emergenti, quindi tutta una serie di molecole e di porcherie varie che l'uomo si è visto buttare dentro nelle acque e poi li restano insomma. Quindi questo è doveroso nel senso che per me questo è anche un evento di dissemination che io faccio per questi progetti, quindi io queste slide le ho dovute mettere diciamo così. Però insomma diciamo che è un altro modo per dire che come si fa a innovare in modo proprio? Beh, l'Europa dice guarda, sì c'è il concetto dell'ecosistema di innovazione, però c'è un concetto ancora più generale, cioè innovazione, benessere, livello socio-economico si genera orchestrando delle attività sul cosiddetto knowledge triangle, il triangolo della conoscenza. Il triangolo della conoscenza comprende tre ambiti: la ricerca e la tecnologia, il business e l'alta formazione. Quindi se le azioni vengono concertate in modo bilanciato su questi tre pilastri e questi tre pilastri si parlano in modo opportuno, allora è possibile innovare e creare valore. Questa è un po' la logica. Allora io quindi non parlo né tanto del business né tanto della ricerca della tecnologia, ma delle istanze che il distretto ha dedicato all'alta formazione. Si consideri che c'è un documento che si trova anche su Cordis, sul sito della Commissione Europea, che si chiama Entrepreneurship 2020 Action Plan. Questo documento è molto interessante, se avete tempo la sera trovate la mia lettera, dice guarda, l'Europa ha bisogno di più imprenditori per ripristinare una crescita sostenibile. Sapete che poi l'Europa crede molto nell'approccio knowledge intensive, cioè l'Europa ritiene di poter competere con gli Stati Uniti, con l'Asia e con i colossi del nostro mondo facendo leva sulle proprie conoscenze. Quindi l'imprenditorialità knowledge intensive è identificata dalla Commissione Europea come un processo fondamentale per la crescita economica, per la creazione di nuovi posti di lavoro, eccetera. Io venendo qui stamattina, sentivo alla radio, è uscito in questi giorni un nuovo rapporto Istat, no? Che insieme con quello del Censis, parla un po' stato di salute del paese, dice guarda, la produzione in Italia è tornata sostanzialmente ai livelli di fine 2007, l'occupazione è scesa del 9%. Allora, il destino che ci accompagnerà nel futuro è questo, cioè si cercherà di essere sempre più efficienti e questo a discapito dell'occupazione della forza lavoro. Quindi per riuscire a trovare una posizione stabile, crescere una famiglia, vivere in una situazione di benessere, è necessario inventarsi qualche cosa. Cioè, nel passato si cercava di bussare alla porta di qualche padrone, chiedere se c'era disponibilità di qualche posto, adattarsi magari anche dei lavori modesti. Ecco, questo non è più così possibile oggi, insomma. Quindi l'Europa questa cosa l'ha capita anzitempo, dice guardate, cioè, visto che noi siamo un paese che ha sviluppato ampissime conoscenze, uno dei paesi più vecchi del mondo, cerchiamo di capitalizzare queste conoscenze che abbiamo sfruttate. Allora, quindi, ecco qua. Allora, adesso vi do dei flash su quello che il distretto DITEC ha sperimentato sul fronte dell'alta formazione. Nello scopo di questo processo di alta formazione è, come dire, risolvere una lacuna nel processo di generazione degli imprenditori di startup ad alto contenuto tecnologico. Allora, questi sono
formazioni tradizionali, l'altra formazione tradizionale, la laurea, il dottorato di ricerca. Può essere che anche e soprattutto nel corso del dottorato qualche studente tenga in mente una business idea, quindi questo studente guadagna consapevolezza sulla possibilità di valorizzare qualche conoscenza, l'esito di qualche lavoro di ricerca e dice, sai cosa, faccio un po' come fanno gli americani al MIT di Boston, questa ricerca qua vedo di valorizzarla per conto mio costituendo una startup. Ecco, questo è un processo che avviene oppure no, quindi diciamo così, non c'è uno stimolo esterno che genera questo processo di consapevolezza, di ordinata consapevolezza. Ci sono alcuni che dicono ho una business idea, mi viene in mente un'idea per valorizzare la ricerca, però se questa molla non scatta, questi ragazzi non entrano spontaneamente negli incubatori o negli acceleratori di impresa. Allora, il Nanotechnology Living Lab del distretto ha espressamente questo scopo, quello di cercare di creare consapevolezza nella testa degli studenti, laureati o dottori di ricerca, affinché questi possano seriamente considerare l'opportunità di costituire una startup. Il corso di formazione vuole formare questi ragazzi sui temi dell'innovazione tecnologica, vado via veloce perché il tempo è poco, temi dell'innovazione tecnologica che in generale sono il mercato, i prodotti, le applicazioni di questi prodotti sul mercato, le tecnologie che generano i prodotti, l'organizzazione che è in grado di sviluppare le tecnologie impegnate per fare prodotti, il modello di business, il modello di innovazione impegnato. Se poi un ragazzo vuole anche fare una startup, ci sono altre conoscenze che devono essere guadagnate, le fonti di finanziamento, gli aspetti legali, come si fa un contratto, come si fa un non-disclosure agreement, come si costruisce una rete di conoscenze, le partnership, come si gestisce la proprietà intellettuale, cosa vuol dire avviare espressamente delle attività di networking o di marketing, quali tool digitali mi servono e in generale come faccio a sviluppare una pluralità di soft skills cosiddetti, no? Per cui la comunicazione di un disco, la gestione di una riunione, scrivo un'email a un amministratore delegato, una serie di cose che a scuola non si studiano, no? Quindi queste sono tutte le robe che uno dovrebbe impararsi. Allora, però, queste sono tante cose. Noi oggi viviamo nella cosiddetta information age, che è molto diversa dall'era che ho vissuto io quando ero studente, dove diventavo pazzo all'idea di non poter leggere un libro che mi interessava e io non potevo leggerlo perché il libro costava troppi soldi per comprarlo. Siamo passati invece nel 2018, che siamo oggi, a un mondo in cui le informazioni ci sono tutte, ma è diventato estremamente complesso gestire questo processo di raccolta delle informazioni, la selezione, la ricerca, la selezione, l'analisi, l'archiviazione. Quindi su tutti questi è impossibile, come dire, proporre a dei ragazzi un corso di formazione basato su lezioni frontali o solo lettura di testi, anche perché difficilmente in questi testi c'è esattamente quello che il ragazzo o lo studente vorrebbe imparare. Allora ecco che il primo step consiste nel capire, nel corso di formazione, che cosa interesserebbe davvero fare a uno studente. Quindi il centro cerca di cavar fuori dalla persona un desiderio. Quindi, e questo è un punto centrale. Quindi se io riesco a identificare chiaramente un desiderio, una chiara volontà di uno studente, allora questo agirà come un attrattore, agirà come una calamita. Quindi quando lo studente ha chiaramente identificato un business case per sé che gli interessa di sviluppare, ecco che questo agisce da calamita e consente di canalizzare e di attrarre soltanto quelle informazioni che servono a costruire il business case. Chi è che aiuta questi ragazzi qua ad ottenere le informazioni di loro interesse? Sono soggetti che fanno capo a un trusted network, cioè a una rete di persone di cui questi ragazzi si fidano indirettamente, perché ci fidiamo noi. Questo network è il network che noi abbiamo assiemato nel corso delle nostre vite precedenti. Quindi vedete, io ho fatto il manager per 20 anni, il Francesco Matteucci ha le sue proprie esperienze, altri nostri conoscenti hanno il loro network, quindi mettendo insieme questo insieme di personaggi, imprenditori senior, youth, startup, ricercatori, tecnologi,
professionisti che hanno studi professionali, manager di imprese che hanno esperienze, noi nel corso di formazione coinvolgiamo tutte queste persone che normalmente vengono a parlare soltanto se hanno la possibilità di coprire i costi o anche no, e quindi attraverso un processo altamente interattivo cediamo a questi ragazzi quelle parti di informazioni che a loro espressamente servono per costruire il business case. Allora, questo business case poi ha un output, il nostro modello è molto chiaro, questo output è un business technology plan, un dimostratore, ovvero un oggetto proof of concept, e normalmente un brevetto. Quindi diciamo così, il package che lo studente si porta a casa al termine di un corso di formazione che normalmente dura un anno o due anni, sono queste tre cose. Un business technology plan che dà la fattibilità tecnica economica per una business idea, un oggetto che dimostra la fattibilità di questo prospect product e un brevetto tipicamente che rivendica in forma esclusiva la tecnologia o il prodotto ideato dallo studente. Ecco che noi, l'altro, questi sono chiaramente le chiacchiere, poi sono sempre chiacchiere, noi abbiamo fatto un corso di formazione con Francesco tra il 2013 e il 2014, 2015, sempre nell'ambito di questo progetto PON, in cui sono nate diverse start-up. Una di queste start-up si chiama Clover Therapeutics, che sfrutta o ben sfrutterebbe la tecnologia della fibroina della seta per sviluppare sistemi antitumorali per la cura del tumore della vescica. Questo in collaborazione con l'ospedale San Raffaele e in collaborazione con altre start-up che noi conosciamo, in particolare Silk Biomaterials, che adesso sta a Comunex e ha raccolto meno di un anno fa 7 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di scaffold, cioè di sistemi per tissue engineering basati sulla fibroina della seta. Con questo il centro continua ad aiutare tutta una serie di ragazzi di start-up, uno è questo, questa è Eggplant, questi qua sono poliidrossi attenuati, questi che sono dei biopolimeri che vengono cresciuti all'interno di batteri, che esistono batteri, sono processi di biotecnologie, dentro ci sono dei biopolimeri che possono essere utilizzati al posto delle plastiche, sporcando meno, e questo è un altro ragazzo che stiamo seguendo adesso, che tra l'altro è riuscito anche a presentare al presidente Mattarella queste stesse cose qualche anno fa, quando è venuto in visita al CNR Nanotech. Questa qui è una mano, un arto artificiale, perché ha subito l'amputazione di un arto, fatta con le tipiche tecniche dei makers, quindi per stampa 3D, Arduino, Raspberry Pi e tutte cose che probabilmente voi conoscete. Ecco, questo è... E lei ha dato delle informazioni molto utili, penso, a loro. Spero che abbiano accolto le informazioni. Allora, grazie professor Gianantonio. E adesso chiamiamo la startup che parla del futuro. E quindi pian piano entriamo naturalmente in questa visione del futuro con Impact School. Ragazzi, credo che ci coinvolgiamo oggi nel pomeriggio, ok, sì. Possiamo passare le luci? Se parlo così mi sentite, eh? Sì. Allora evito il microfono. Beh, come vedete alle mie spalle, oggi parleremo di tecnologia. Parleremo di tecnologie emergenti. Spesso le definiamo tecnologie esponenziali. Cercheremo oggi di capire cosa vuol dire esponenziali e quali sono queste tecnologie esponenziali. Vi dico giusto qualcosa su di me. Come vedete mi sono quasi sempre occupato
di innovazione. Ho iniziato facendo startup, ho realizzato due startup. La prima era addirittura il 2011, un termine che in Italia ancora si sentiva poco. Da lì ho proseguito un po' il mio percorso nell'innovazione e sono andato a studiare alla Singularity University, che è una scuola che sta nel NASA Research Park in Silicon Valley. Lì ho avuto la fortuna di incontrare tantissimi professori, tantissimi, li chiameremmo probabilmente futuristi, con cui ho scoperto gli impatti che queste tecnologie hanno e avranno nella nostra società. Con me c'è Cristina, lascio a lei la parola. Ciao a tutti, sono Cristina Di Francesco e sono fresca degli studi. Mi sono laureata l'anno scorso magistrale di economia e management ad Ancona. E da lì ho iniziato anch'io subito il mio percorso di innovazione, perché sono entrata a lavorare presso un incubatore di impresa e da lì quindi ho iniziato tutto il mio percorso, dove sono anche diventata un poi community manager per Startup Grand Ancona, che è anche un format che aiuta a divulgare la cultura imprenditoriale in tutto il mondo. E proprio grazie a Startup Grand Ancona ho potuto conoscere Cristina Pozzi, che è l'altra co-founder di Impact School, e così proprio da questo mese sono entrata anche a far parte della famiglia di Impact School. E quindi lascio la parola ad Andrea per spiegarvi meglio di cosa si tratta. Bene, io inizierei facendovi vedere cos'è Impact School e perché abbiamo deciso di creare Impact School. Technology has created a lasting wealth for an increasing number of people, and poverty rate is the lowest ever. Literacy and education are inaccessible to everyone, and the development of technology is giving us an incredible power, with just the touch of a finger. In few years, artificial intelligence will both 3D printing, nanotechnologies, and all new emerging exponential technologies will disrupt and transform industries, companies, careers, and lives. Imagine what we can do with these technologies. Create meat in a lab, find new sources of energy, allow paralyzed people to walk, DNA personalized treatments, support elder people as never before, get great support at home. But at the same time, we face big challenges. More powerful weapons, threatening of privacy, and being constantly under control. More powerful hackers, and so much more. We can face these challenges together through education, discussion, and collaboration. We can understand the impacts of the changes deriving from exponential technologies and drive them toward the best possible future. Impact School, joint conversation, let's shape the future together. Quindi un anno e mezzo fa io, Cristina Pozzi e Andrea Dusi abbiamo deciso di creare questa organizzazione. Un'organizzazione no profit che si occupa di portare questi temi nelle scuole e nelle università. Abbiamo firmato un protocollo d'intesa col MIUR con l'obiettivo di portare la materia futuro nelle scuole. Quello che vedete alle mie spalle è un po' il nostro claim, forse anche la nostra mission, racchiude un po' quello che è Impact School. The future is open source significa che il futuro deve essere accessibile a tutti. E significa anche che ognuno di noi deve giocare un ruolo nel costruire il proprio futuro e indirizzarlo nella direzione che desidera. Per questo abbiamo iniziato ad andare nelle università, nelle scuole, come vi dicevo. Abbiamo oggi organizzato più di 140 workshop, non solo in Italia, siamo andati anche in Tunisia, siamo andati in Spagna, siamo andati in Inghilterra, siamo andati in Francia. E insieme a noi ci sono tantissimi ragazzi, ragazzi come voi che abbiamo conosciuto nel nostro percorso. Ad oggi c'è un programma che noi chiamiamo Ambassador Program, che racchiude più di 40 ragazzi che vengono da tutta Italia e oggi anche da tutta Europa. Bene, ne ho parlato diverse volte, lo avete letto anche nel video, ora bisogna capire cosa sono queste tecnologie esponenziali. Prima di parlare di tecnologie esponenziali bisogna però comprendere cosa di fatto vuol dire esponenziale. Chi di voi è bravo in matematica? Questa è una domanda tosta, Non ho mai visto nessuno che abbia fatto la mano. Mai.
Esatto. Beh, allora, cercando un po' di banalizzare il concetto di esponenziale, dicono che tu sia bravo in matematica, lo vedremo. Beh, cercando di banalizzare un po' il concetto di esponenziale, cercherei di dare una definizione semplice. Direi quindi che esponenziale è qualcosa che raddoppia in numero o in dimensione in un intervallo di tempo x. Possiamo immaginare questo intervallo di tempo x come un anno o due. Quindi è qualcosa che raddoppia in dimensione o in numero ogni anno. Bene, quindi la definizione è abbastanza semplice, no? Non è niente di strano. Però che succede se io applico questa definizione alla vita di tutti i giorni? Quindi immaginate di prendere la vostra auto e di iniziare a guidare a 5 km orari. La vostra velocità raddoppia però ogni minuto. Qual è la velocità che avete raggiunto dopo 28 minuti? E vi ho anche aiutato, vi ho detto che dopo 3 minuti siamo a 20 km orari. Ovviamente non voglio il numero preciso, mi interessa solo l'ordine di grandezza che vi aspettate. 1000 km orari o di più? 2000? Provate a darmi il numero. Km orari? 10.000 km orari? Sì. 10.000 km orari. Siete tutti d'accordo? Di più o di meno secondo voi? Di più. La risposta è 671 milioni di km orari. E quindi a questa velocità vi basterebbero 5 minuti per andare su Marte. Disintegrati probabilmente, però andreste su Marte. Questo è per dimostrarvi che anche se io vi ho dato la definizione di esponenziale, quando andiamo ad applicare esponenziale alle nostre vite, facciamo fatica a capirlo e a comprenderlo, perché in realtà le nostre vite crescono in maniera lineare, cresce quasi tutto in maniera lineare. Però in realtà nelle tecnologie la crescita esponenziale è abbastanza comune, e a dire il vero non è neanche qualcosa di nuovo, perché la crescita esponenziale la troviamo già nella legge di Moore. Qualcuno di voi sa cos'è la legge di Moore? Moore è co-founder di Intel, aveva analizzato, lui parlava di semiconduttori, ma cercando anche qui di trovare un po' una sintesi, potremmo dire che la capacità di un processore raddoppiava ogni 18 mesi. E sapete perché abbiamo scelto 28 minuti nella slide precedente? Perché si dice che 28 minuti siano più o meno le volte che è raddoppiata la capacità di un computer dalla sua nascita. Quindi immaginate, chi ha iniziato a lavorare col computer andava a una velocità di 5 km orari, voi oggi andate a una velocità di 671 milioni di km orari. Lo smartphone che utilizzate per mandare messaggi, per collegarvi a Facebook, è più di 5 volte più potente del computer che ha mandato il primo uomo sulla Luna. Questa di solito è la curva che osserviamo che quando parliamo di esponenziale. In realtà indica anche un'altra cosa che viene detta singolarità tecnologica, un termine preso in prestito dalla fisica, che indica, in fisica indica più un momento in cui non valgono le regole che erano state osservate prima. Un buco nero, per esempio, è un momento di singolarità. Nel caso però di singolarità tecnologica, spesso ci si riferisce a un momento in cui le macchine pareggiano la capacità computazionale di un uomo. Il momento in cui l'uomo perde il controllo su quello che ha creato. E qui è un dilemma infinito, nel senso che tutti hanno cercato di prevedere o in qualche modo pronosticare quello che poteva essere il momento della singolarità tecnologica. Molti futuristi hanno detto che sarebbe avvenuto nel 2045, altri hanno detto che sarebbe arrivato nel 2060, altri hanno detto che anche se la loro idea iniziale era 2045, l'accelerazione tecnologica è arrivata a un punto talmente alto che probabilmente succederà anche prima. Difficile dire se succederà e quando succederà. Però pensate che in queste due ore, che magari passeremo insieme, considerando anche il pranzo, la capacità di un processore, di un computer, crescerà più in queste due ore di quanto non sia cresciuta nei primi 100 anni della storia del mondo. Resta un gemello. Qualcuno di voi ha un gemello? Il tuo nome? Diego. Fatto veramente devastante. Si dice spesso disruptive in inglese.
ma quella tecnologia non lo fa, o almeno non lo fa da subito. E allora noi immaginiamo che quella tecnologia continuerà a crescere come Diego, in maniera lineare. Ma in realtà magari stavamo osservando semplicemente Fabio, e quindi i primi anni sembrava che non fosse ancora all'altezza, ma poi Fabio raddoppia. E se torniamo alla slide di prima, quando arriva a 28 minuti, quella macchina ha raggiunto 671 milioni di chilometri orari, anche se dopo 3 minuti era solo 20 km orari. Un classico esempio di disappunto tecnologico è la stampa 3D. Se noi andiamo online e cerchiamo la stampa 3D, quello che vedete è più o meno quello che trovate alle mie spalle. Qualche oggetto di plastica, qualche soprammobile, qualche portachiave. Eppure ci avevano promesso che la stampante 3D stava rivoluzionando tantissimi aspetti della nostra vita. Obama nel 2016 ha detto: la stampa 3D rivoluzionerà il modo in cui creiamo quasi ogni cosa. Eppure siamo alla plastica. Ma in realtà non è così, perché se invece andiamo a vedere quello che stiamo facendo con la stampa 3D, è incredibile quello che stiamo facendo con la stampa 3D. Hanno iniziato i test per stampare dei tessuti viventi con la stampante 3D. All'MIT a Boston hanno stampato un cuore, completamente stampato in 3D, fatto in silicone. È riuscito a fare 3.000 battiti. E anche se state pensando che 3.000 battiti non è un granché come aspettativa di vita, dovete pensare che siamo all'inizio. Stiamo facendo, lo diceva il professore prima, delle protesi. E pensate quelle che sono le possibilità che vedremo in futuro. Si andrà sempre di più verso una medicina personalizzata. Oggi immaginate di dover prendere un tutore per un braccio. Voi quello che fate è andate in ospedale, il vostro medico vi prescrive una ricetta per un tutore, voi andate in una farmacia ortopedica e comprate un tutore che ha una taglia che può essere una L, una M, un XS, qualcosa che vada verosimilmente bene per il vostro braccio. Con la stampante 3D adesso riescono a modellarlo sul vostro braccio. Fanno una foto a 360 gradi del braccio e stampano in loco direttamente il tutore. Ma la stampante 3D non è solo plastica, anzi, a dire il vero, non è neanche il materiale più diffuso per la stampante 3D, perché il materiale più diffuso è il metallo. Ma oggi con la stampante 3D stampiamo il legno, il cioccolato. Ci sono ristoranti che utilizzano la stampante 3D per fare delle pizze, non in Italia ovviamente. E anche Nike e Adidas hanno iniziato a utilizzare la stampante 3D. Pensate, Nike ovviamente riesce a portare la prototipazione di una scarpa da 90 giorni a 48 ore. E Adidas ha addirittura avviato un programma fantastico con cui ricicla la plastica dai fondali degli oceani per utilizzarli per fare scarpe stampate in 3D. E non è solo questo, perché con la stampante 3D siamo capaci di fare questo. Questa è una società russa che di fatto ha utilizzato una stampante come se fosse un normale plotter, ma al posto dell'inchiostro hanno utilizzato dei polimeri simili a quelli del cemento. Hanno costruito questa casa in 24 ore, con un costo che si aggirava intorno ai $10.000. Oh. E quindi pensate quello che possiamo fare con la stampante 3D. Voi lo sapete meglio di chiunque altro, nel 2012 qui c'è stato un terremoto. C'è stato il terremoto che vi ha costretto a vivere, mi dicevano, per 3 anni e fare scuola, per 3 anni nei container. Pensate quando questa tecnologia sarà pronta. Si potranno ricostruire edifici con una velocità e con un'economia completamente diversa. E non è fantascienza, perché a Dubai lo hanno già fatto. A Dubai hanno costruito un ufficio dove stanno lavorando da 1 anno e mezzo. D'altra parte, pensate anche all'impatto che questo può avere nella nostra società. Case che noi abbiamo pagato centinaia di migliaia di euro si trovano a fronteggiare delle case che costano 10.000 euro. Al di là degli impatti positivi e negativi, io dico sempre che la tecnologia non è né buona né cattiva, né utile né inutile. La tecnologia è uno strumento e dipende come noi utilizziamo quello strumento, fa veramente la differenza. L'uomo che ha inventato il coltello probabilmente non voleva uccidere nessuno. Le altre tecnologie esponenziali, ovviamente non è solo la stampante 3D. Realtà virtuale e realtà aumentata. Qual è la prima cosa che vi viene in mente se parliamo di realtà virtuale?
È esattamente quello a cui state pensando. Cos'è? Quale mercato è la realtà virtuale? I videogiochi. E in effetti nei videogiochi abbiamo visto veramente delle innovazioni incredibili con la realtà virtuale. Questo perché l'industria dei videogiochi è un'industria incredibilmente ricca. Pensate che a livello di economia vale quanto cinema e musica messe insieme. E quindi ovviamente dove ci sono soldi arrivano grossi investimenti. Dove arrivano grossi investimenti, solitamente, non sempre, ci sono dei grandi passi in avanti delle tecnologie. Ma la realtà virtuale e la realtà aumentata non sono solo videogiochi. Pensate ad esempio di dover fare il training ai vostri dipendenti, perché i vostri dipendenti dovranno andare a lavorare in una piattaforma per estrazione di gas in mezzo al mare. Ovviamente loro devono essere assolutamente certi che in caso di incendio, in caso di emergenza, voi sappiate esattamente cosa fare. Ma come fate a replicare un incendio in una piattaforma di estrazione in mezzo al mare? Con la realtà virtuale. Infatti una delle aziende che ha iniziato a investire molto in realtà virtuale è l'EMI, perché ha tantissime persone che lavorano nelle piattaforme in mezzo al mare. E hanno detto, un conto è raccontare queste cose, cosa loro devono fare, come lo devono fare, ma un'altra cosa è farglielo vedere. Quindi hanno ridotto i tempi di addestramento da 3 mesi a 1 mese, e immaginate quindi la riduzione di costo per un'azienda. Un'altra tecnologia esponenziale, anche se la genetica ovviamente non è una tecnologia, però la genetica è uno di quegli ambiti che dalla tecnologia è stato influenzato molto negli ultimi anni. Voi sapete quando per la prima volta siamo stati capaci di conoscere qualcosa sul nostro DNA? È una cosa tutto sommato abbastanza recente. Era il 2001. Gli Stati Uniti decidono che per scoprire qualcosa di più su malattie che continuano a uccidere da decenni, bisognava studiare qualcosa di più su quello che viene detto il codice della vita, il DNA. Lanciano questo progetto incredibile chiamato Human Genome Project, che costa complessivamente quasi 2 miliardi di dollari. E alla fine riescono nel 2001 a sequenziare per la prima volta nella storia dell'umanità completamente il DNA. Sapete quanto costava sequenziare all'epoca il DNA, anche dopo lo Human Genome Project? Più o meno 100 milioni. Quindi non era diciamo un prodotto da bacco, non qualcosa che si trova nelle farmacie. Sapete quanto costa oggi sequenziare il DNA completo? $1,000. Ed è passato quanto? 17 anni. Ed è per questo che il DNA oggi non riguarda più solo la medicina. Hanno iniziato a fare degli esperimenti, ad esempio, perché hanno visto che il DNA ha delle incredibili proprietà di storage, di dati. Sapete una cosa incredibile che ho letto recentemente? Noi, come umanità, abbiamo raccolto ovviamente una serie infinita di dati. Di tutti i dati raccolti nella storia dell'umanità, il 90% è stato raccolto negli ultimi 2 anni. E questo ovviamente genera un problema, perché a breve non sapremo più dove metterli, questi dati. Perché anche i vari hard disk, il cloud, tutte le tecnologie che volete, ma c'è un qualcosa che cresce in maniera esponenziale e un qualcosa che non riesce a star lì dietro. E quello che si fa solitamente in occasioni del genere, quando non si riesce più a tenere il passo, si cambia strumento, si cambia tecnologia. È un po' quello che avete visto quando avete iniziato a utilizzare le auto. Quando il cavallo non era più sufficiente, si è iniziato ad arrivare alle auto. Ed è anche per questo che si dice che molti abbiano iniziato a investire nel trasporto spaziale. Perché oggi, se voi ci pensate, con un aeroplano, noi impieghiamo per andare a New York esattamente le stesse ore che impiegavamo 10 anni fa. Quindi probabilmente è una tecnologia o dove non stanno investendo troppo per migliorarla, o dove i margini di miglioramento sono effettivamente piccoli. E sapete che se voi uscite dalla subsfera, dalla stratosfera, quindi arrivate nello spazio, una volta arrivati nello spazio, in 30 minuti potete arrivare esattamente in qualsiasi posto del mondo. Quindi se voi prendete uno shuttle SpaceX di Elon Musk e andate dritti nello spazio, appena siete arrivati nello spazio, in meno di 30 minuti riuscite ad arrivare in qualsiasi punto del pianeta. Quindi
oggi sarebbe inverosimile andare in Australia con un mezzo del genere, i costi sarebbero assurdi. Ma ritorniamo a quello che vi dicevo della genetica e di quanto costava nel 2001 e quanto costa oggi. Applichiamo la stessa crescita esponenziale a questo tipo di mezzo e immaginiamo come potrebbe essere tra 20 anni. Potrebbe avere senso. Ritornando velocemente alla genetica, come vi dicevo, hanno iniziato a fare dei test salvando dei dati. Hanno iniziato la prima volta salvando 52.000 libri nel DNA, in un grammo di DNA. Hanno riscontrato dei problemi perché quando sono andati a recuperare questi libri, l'80% era una, diciamo, era un dato in qualche modo simile, anche se non del tutto uguale, ma il 20% era andato quasi perso, danneggiato. È ovvio che nell'ottica in cui questa tecnologia deve diventare una tecnologia di adozione di massa non possiamo accettare una percentuale del genere. Ripetono il test, lo fanno ancora più complicato, all'MIT a Boston sempre, decidono di salvare una GIF animata. Quindi non c'era solo l'immagine da salvare, ma anche l'informazione di come quella immagine si muoveva frame per frame. Incredibile successo, riescono ad arrivare a più del 90% di accuratezza dell'immagine. Qualcuno di voi conosce il gruppo Massive Attack? Ok, un gruppo britannico che ha avuto, sono ancora assolutamente un gran gruppo, ma 20 anni fa hanno fatto quest'album che è stato un campione di incassi. E per celebrare l'anniversario che è venuto proprio nel 2018, di 20 anni di quell'album, hanno deciso di renderlo immortale. Come rendi immortale un album? Salvandolo nel DNA. Hanno tradotto la musica in codice di computer, normale, codice binario. E il codice binario è stato poi tradotto in quello che noi chiamiamo codice della vita, DNA. Perché anche il DNA di fatto è fatto da codice, è un'alternanza di basi azotate. E lo hanno salvato in una piccola porzione del DNA. Un costo che oggi è abbastanza proibitivo. Salvare 2 megabyte nel DNA costa 7.000 euro e leggere quei 2 megabyte costa altri 2.000 euro. Quindi è ovvio che siamo ancora all'inizio. Però hanno visto che noi riusciamo a salvare qualcosa come 241 milioni di gigabyte in un grammo di DNA. Quindi in futuro, magari fra 15 anni, magari fra 20, saremo capaci di salvare i dati di tutta l'umanità in una stanza. E molte aziende, tra cui Microsoft su tutte, hanno ovviamente visto questa possibilità e hanno iniziato a investire tantissimo in quello che un tempo sarebbe stato solo di pertinenza medica. E quindi è per questo che è utile anche conoscere le tecnologie, perché quello che oggi è qualcosa di proibitivo, domani potrebbe essere accessibile a tutti. Qualcuno di voi conosce la blockchain? Bene. E immagino invece tutti voi conoscete Bitcoin, giusto? Bene. La blockchain è la tecnologia che in realtà sta dietro i Bitcoin. Ma i Bitcoin sono una delle possibili applicazioni della blockchain. Potrei parlare per ore, ma c'è il pranzo e mi odiereste, quindi... Però se avete voglia di approfondire la blockchain, magari ne parliamo anche dopo. Vi do giusta una definizione di quello che potrebbe essere definita la blockchain. È un registro. Un registro dove vengono salvati dei dati, delle informazioni, delle transazioni. Immaginiamo di dover fare una transazione. Il tuo nome? Filippo. Io e Filippo dobbiamo fare una transazione economica. Io do dei soldi a Filippo, la mia banca certifica, quindi che io ho dato quei soldi a Filippo, la sua banca certifica che Filippo ha ricevuto quei soldi. Adesso Filippo è un hacker meraviglioso, quindi riesce a intrufolarsi nei server della mia banca a cancellare l'informazione del pagamento e nei server della sua e fare la stessa cosa. O ancora immaginiamo che non ci sia internet e quindi la mia banca ha trascritto quella mia transazione con Filippo su un grande libro mastro dove sono scritte tutte le transazioni. La sua banca ha fatto lo stesso. In quel caso a Filippo basterebbe strappare la pagina con quella transazione dal mio libro e quella transazione non sarebbe mai avvenuta. Io avrei solo perso i soldi, perché Filippo mi chiederebbe di nuovo il pagamento e io non avrei nessun modo di testimoniare che il pagamento l'ho fatto. Cosa succede con la blockchain? Il libro, infatti viene spesso detto libro mastro, non si trova fisicamente da nessuna parte. Tutti noi che facciamo delle transazioni economiche abbiamo un libro
E ogni volta che qualcuno di noi fa una transazione, mettiamo in questo caso io e Filippo, la transazione mia e di Filippo si scrive non solo sul nostro libro, ma anche sul vostro, nello stesso identico momento. Cosa succede quindi? Filippo oggi, se vuole modificare questa informazione, deve strappare la mia pagina e la vostra pagina nello stesso secondo. E parliamo di tantissimi nodi, che vengono spesso, vengono detti nodi della blockchain. Quindi ogni volta che un'informazione viene validata non da un ente, non da una banca, non da un notaio, non da un avvocato, ma da tutti noi. E per questo che viene detto un registro immutabile, perché nessuno lo può modificare in questo modo, decentralizzato, perché nessuno lo possiede fisicamente e nessuno lo controlla fisicamente. Quindi ne parleremo magari più in là, ma il Bitcoin e le criptovalute in genere sono solo una delle possibili applicazioni. Intelligenza artificiale. Chi di voi guarda Netflix? Io. Bene. E chi di voi ha utilizzato invece l'intelligenza artificiale negli ultimi 2 mesi? Avete mai utilizzato intelligenza artificiale negli ultimi 2 mesi? Cosa? Avete utilizzato intelligenza artificiale negli ultimi 2 mesi? Qualche programma di intelligenza artificiale? No. E invece l'avete fatto, perché avete visto Netflix, e Netflix utilizza programmi di intelligenza artificiale per dirvi quali film vi piacciono, in base ai vostri interessi, ma soprattutto per raccogliere informazioni, perché Netflix 4 anni fa ha capito che i dati che erano in suo possesso potevano essere sfruttati per qualcosa di più importante: produrre film e produrre serie TV. Quindi Netflix sa quando finite di guardare una serie, quando una serie invece la guardate tutta di un colpo, quando invece arriva un momento in cui vi stancate, un momento in cui quella serie non la guardate più. Analizza tutti questi comportamenti, tutte queste informazioni su larga scala, su migliaia e migliaia di persone, e tira fuori dei pattern comuni. Dice, beh, l'80% delle persone rimane incollata davanti al televisore quando si tratta di droga, armi e persone ricche. E via tutti i film di Pablo Escobar, del Chapo, documentari a profusione. E quindi, anche se utilizzate Facebook, utilizzate intelligenza artificiale. Pensate non solo perché vi suggeriscono i post da vedere, ma addirittura Facebook utilizza l'intelligenza artificiale per capire se qualcuno è a rischio suicidio. Se vede che ci sono dei post particolari, o vede attraverso l'intelligenza artificiale un grado di depressione tale da mettere in allarme qualcuno, avvisa la famiglia. Robotica, sapete benissimo che sono presenti già da un po' i robot, e non solo però presenti solo nelle fabbriche. Quello che vedete alle mie spalle è un tipico robot di una catena di montaggio, ma rappresenta il passato. Prima i robot avevano la loro vita, diciamo, nelle fabbriche, e quindi nessuno si preoccupava di disegnarli simpatici, carini o dalle sembianze umane. I robot di domani sono invece robot che entreranno sempre di più nelle nostre vite, ed è per questo che iniziate a vedere un design, iniziate a vederli sempre più carini, perché vogliono che voi sviluppiate empatia nei confronti dei robot. Non vedrete più robot di questo tipo se non nelle industrie, vedrete dei robot che somigliano quasi a dei cuccioli, perché in questo modo sarà più facile accettarli all'interno delle vostre vite. In Giappone, ad esempio, fronteggeranno un problema molto presto, che è un problema derivante dal fatto che sono un popolo molto longevo e il tasso delle nascite non è sufficiente a colmare questo gap con il resto del mondo. In più hanno un tasso di immigrazione che è tra i più bassi del globo, e quindi presto avranno un problema: chi si prenderà cura delle persone anziane se non ci sono giovani, invece di diventare un paese con i confini un po' più estesi. Hanno pensato di investire nella robotica. Aziende come Mitsubishi e Honda, che si sono sempre solo occupate di fare moto e macchine, sono entrate da qualche anno nel settore della robotica domestica. Nanotecnologia non mi soffermo perché ne abbiamo parlato abbastanza, ma come avete appunto avuto modo di vedere prima, è qualcosa che rivoluzionerà tantissimo e tantissimi aspetti della nostra vita. E poi arriviamo anche alle cose che stanno un po' cambiando le regole del gioco. Cos'è per voi la privacy? Non è interessante e importante che mi diate la definizione, ma qual è? Se io vi dicessi
avete paura di perdere la vostra privacy, qual è la prima cosa che vedreste nel perdere la vostra privacy? Foto? Tutto quello che condividete più o meno online, giusto? Mi rivolgo un po' più da questa parte. Fino a 15 anni fa avevate paura che qualcuno entrasse in possesso delle vostre foto? Ma anche fino a 10 anni fa? No, vero? Perché le nostre foto stavano nei cassetti. A meno che non c'era un ladro interessato alle nostre foto, difficilmente qualcuno aveva paura che le nostre foto entrassero in mano e andassero in mano sconosciute. Quindi la privacy è un concetto che non solo in qualche modo è più moderno di quanto non si creda, ma è anche diverso da generazione a generazione. Ad esempio, mia madre non avrebbe nessuna preoccupazione che qualcuno rubi le sue foto da giovane, perché lei non usa nessun tipo di social e le foto sono stampate in un cassetto. Voi magari fra 10 anni inizierete a temere delle foto che avevate quando eravate più giovani e iniziate ad avere un ruolo da manager in qualche azienda. E in futuro, pensate a quello che vi dicevo sul DNA. Quando il DNA, sequenziare il DNA arriverà a costare $10, o anche meno, e ci arriverà se continuiamo così, la vostra privacy non saranno più le foto, ma sarà il vostro DNA. Perché se andate in un caffè e lasciate tracce di DNA, il vostro DNA potrebbe essere utilizzato per fare x mila cose. Se andate dal parrucchiere, più voi che io, a tagliarvi i capelli, tutti i vostri capelli di fatto diventano tracce del vostro DNA, che potrebbero essere rivendute a qualcuno che in qualche modo ricrea una identità. Quindi la privacy è un concetto che dobbiamo imparare a conoscere, dobbiamo farci delle domande, e sono domande tra l'altro che sono molto importanti, perché oggi il compromesso che accettiamo è di condividere i nostri dati. Voi usate Google Maps, ad esempio? Avete visto che ogni tanto quando c'è traffico ve lo segnala e vi dice, vi fa vedere la strada rossa, giusto? Da dove prende quell'informazione? Come? Dalla posizione degli altri. Bravissimo. Esattamente quello che fa, non ci sono nessune strane triangolazioni di satelliti. Quando vede che ci sono 20 telefoni fermi nello stesso punto di strada col GPS aperto, fa quello che farebbe qualsiasi essere umano, dice beh, c'è traffico. Quindi siete voi a dare quelle informazioni, siete voi a usare Gmail gratuito e dare a loro la possibilità di leggere le vostre mail, siete voi a utilizzare Facebook, ad esempio, non so se sapete, ma quando scrivete un qualsiasi cosa su Facebook e cancellate prima di postare, in realtà quelle informazioni viene salvata. Anche se dicono che non sia così, in America è successo ad esempio che hanno fatto causa a Facebook perché c'era questo ragazzo a cena con la sua fidanzata e innanzitutto stava facendo ovviamente scroll della sua newsfeed su Facebook e ha iniziato a parlare con la ragazza dicendo ho un problema, ho degli scarafaggi a casa e devo fare una disinfestazione, non è che posso venire a dormire da te un paio di giorni? La ragazza dice certo, non c'è nessun problema. Finisce la cena, arriva a casa, computer e Facebook erano pieni di annunci di disinfestazione e lui ovviamente dice beh non può essere un caso, no? Devo capire che cosa è successo, perché io non ho mai cercato questo, ne stavo solo parlando con l'applicazione aperta. Fanno causa e si scopre che Facebook, quando vi chiede accesso al microfono o alla fotocamera per scattare una foto, non lo chiede nel momento in cui voi dovete scattare la foto. Voi garantite l'accesso. Quindi, se avete Facebook aperto e chiacchierate, loro in teoria possono ascoltare quello che dite. Loro hanno dichiarato che lo usano solo con un programma che serve a catturare le keywords per la pubblicità. Quindi appena dite una parola, vi si attiva e vi si attiva la pubblicità. Ma chi lo sa? Quello è quello che dicono. E quindi la privacy oggi è questo. Domani potrebbe essere qualcosa di molto più importante e il compromesso che accettiamo potrebbe essere molto più pericoloso. Questo è un caso simpatico. Hanno fatto questo esperimento con Ellie, questo psicologo che di fatto è un'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale un po' funziona banalmente in questo modo: prende i dati, li analizza e restituisce un output, un qualcosa. Se ci pensate, lo psicologo fa una cosa abbastanza simile: analizza i dati, vi ascolta, quindi prende i dati, vi ascolta, li analizza, elabora quello che secondo lui è la patologia e vi dà una diagnosi, un trattamento. Quindi hanno detto, che succede se proviamo a sostituire uno psicologo con un'intelligenza artificiale? Hanno fatto due esperimenti. In una stanza hanno detto alle persone che in realtà il software era solo un'interfaccia, ma che dietro c'era un essere umano.
e l'essere umano di fatto era uno psicologo, un dottore. In un'altra stanza hanno fatto la stessa identica cosa, ma non c'era, ma hanno detto non c'è nessun essere umano, verrai ascoltata e il trattamento ti verrà dato da questa intelligenza artificiale. In realtà non c'era nessun essere umano, quindi solo una delle stanze avrebbe detto il vero. Hanno analizzato i dati, li hanno comparati tra le due stanze. Sapete quale delle due stanze ha avuto il risultato migliore? Quella dove la gente sapeva che non c'era nessun essere umano che li guardava, perché avevano paura di essere giudicati. Quando si interfacciavano con un software e sapevano che non c'era nessuno dietro, erano sinceri, perché non vedevano l'uomo lì pronto a giudicarli. Questo non vuol dire che in futuro prossimo vedremo intelligenza artificiale al posto di uno psicologo, ma questo vuol dire che già oggi utilizzano molto l'intelligenza artificiale come un supporto, come aiuto a una pratica docente. E questo è poi il lato negativo. Come vi dicevo all'inizio, la tecnologia non è né buona né cattiva. La tecnologia è uno strumento e come la utilizzi poi dipende solo ed esclusivamente da te. Se io vi dovessi chiedere di immaginare un hacker, quale sarebbe l'immaginario classico di un hacker? Un ragazzo più o meno della vostra età, un po' più grande, no? Un ragazzo, permettetemi, un po' sfigato, no? Qualcuno che vive a ridosso della società, che non ha molti amici, che sta sempre negli scantinati. Questo è l'immaginario che avete dell'hacker, più o meno. Qualcuno pieno di brufoli, senza ragazza. Questo è quello che succede quando guardiamo le serie TV americane, no? Questo è più o meno l'immaginario che danno degli hacker. In realtà l'80% degli hacker oggi ha più di 35 anni e l'80% degli hacker lavora in gruppi criminali. Non c'è più l'hacker che stava lì e cercava di rubarvi la carta di credito, perché non gliene può fregare di meno della vostra carta di credito. Loro attaccano i posti dove ci sono migliaia di carte di credito e non gliene frega nemmeno più nulla delle vostre carte di credito, perché ormai ci sono i bitcoin e attaccano i bitcoin. Questo ragazzo che vedete alle mie spalle sta scontando non so quanti ergastoli negli Stati Uniti. Per anni è stato l'hacker più ricercato dall'FBI. Sapete cosa aveva fatto? Aveva creato, non ho la slide, la Silk Road. Avete mai sentito parlare della Silk Road? La Silk Road è stata chiusa nel 2013. Era un e-commerce, purtroppo dopo la Silk Road ne sono nati tanti altri, però la Silk Road fu probabilmente uno dei primi. Era un e-commerce. Sapete cos'è il dark web? Sapete la differenza tra dark web e deep web? Ok, il deep web è una parte di internet che è molto più grande dell'internet normale ed è una parte dove potete avere accesso a tantissimi servizi, non per forza illegali, a patto che voi siete anonimi. Il New York Times ha un canale nel Deep Web per proteggere le sue fonti. Poi nel Deep Web c'è un'altra nicchia che viene chiamata Dark Web ed è una parte del web destinata solo ad attività illecite. Questo ragazzo aveva creato un e-commerce chiamato Silk Road dove era possibile utilizzarlo quasi come Amazon. Potevate acquistare droga, omicidi, prostituzione, armi, qualsiasi cosa avesse a che fare con l'illegalità. Lo sapete la cosa più divertente? Perché è l'unica cosa divertente in verità di questa vicenda, perché aveva un giro d'affari che superava i 40 milioni di dollari. La cosa assurda di tutta questa faccenda è che se avessi comprato, non so, delle cose, l'erba, da uno spacciatore online, e l'erba ti arrivava e non era buona, potevi lasciare un feedback. Potevi lasciare un feedback al tuo digital pusher dicendo che non era un gran venditore. E quando quel digital pusher o quell'utente, quel criminale, riceveva tre cattivi feedback, perdeva la licenza di vendere nella Silk Road. Quindi per essere un buon criminale nel mondo di internet devi essere onesto. Grazie. Grazie, con questo tuffo del futuro adesso invece andiamo a fare un tuffo del presente e mangiare alla scuola Spallanzani di Castelfranco Emilia. Grazie a
dopo. Castellini. Non si può parlare di te.